Bene, allora amici di Driver, anche questa sera siamo con voi per parlare ovviamente del mondo dei rally, di questo bellissimo mondo che vogliamo farvi conoscere ancora di più. E questa sera ci saranno degli argomenti molto interessanti che l'amico Marco Paccagnella Buonasera. ha trovato perché gli ospiti di questa sera sono ospiti di primo piano. Chi è già venuto a trovarci, chi invece fa il battesimo in questa puntata di Assolutamente. Driver. Vuoi presentarli, Marco? Sì, certo. Buonasera a tutti innanzitutto. Abbiamo questa sera l'onore di avere due, diciamo, l'equipaggio che ha partecipato al campionato al CIR WRC con una Fiesta R5, Ettore Caterina, assieme al suo fidato navigatore Daniele Michi, Ciao a gli tutti. diamo il benvenuto, e con loro il loro main sponsor, giustamente, che ci tenevano a invitarlo a raccontarci la loro storia e la loro stagione, Daniele Zanardo. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua allora, signori, grazie per essere con noi innanzitutto. Ettore, tu sei già di casa, quindi praticamente non vogliamo rompere il ghiaccio con te, ma quantomeno apriamo un po' la strada ai nostri Finché non altri parli, due questo ospiti. No, 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 ci mancherebbe altro. Allora, quest'anno, caro Ettore, le cose non sono andate benissimo, soprattutto nel WRC. So che è un dito nella piaga quello che ho messo, però giustamente bisogna ricordare i risultati positivi, ma anche quello che a volte non va al 100% come si vorrebbe, dico bene. Esattamente. Non è, cioè, allora, ci sono, bisogna vedere le cose in due lati della Sì, bicchiere medaglia. mezzo pieno, mezzo vuoto. Esattamente. Il risultato sicuramente non è venuto, nel senso che abbiamo fatto quattro gare, bellissime, di un campionato bello, combattuto con tantissimi, come si dice, con tantissimi, altri piloti, ed è stata una bella battaglia. Il risultato non è arrivato, però anche discutendo tante volte con Daniele, abbiamo visto che quest'anno abbiamo preso un passo e abbiamo iniziato a misurarci ad un livello diverso, nel senso che comunque quest'anno finalmente, dopo l'anno scorso, il ritorno un po' alle gare, perché negli ultimi anni erano state proprio una ogni anno, e con l'aiuto Marchetta, con l'aiuto purtroppo di uno sappiamo dei bene miei che nel sponsor nostro mondo, se non ci sono presenti. i personaggi che ci danno una Esattamente. mano a poter correre, diventa difficile a imbastire delle stagioni. Esattamente. Quest'anno quindi, trovando un po' di continuità, le cose sono andate bene, nel senso che Mille Miglia abbiamo fatto una bellissima gara, abbiamo fatto settimi assoluti, eravamo partiti bene col campionato, Anche perché, saltando. scusa se ti interrompo, quest'anno è cominciato per la prima volta a usare la Fiesta R5, che tu Esattamente. scendevi sempre da una vettura a quattro ruote motrici, la Sì. Peugeot 207 Super 2000, ma ti sei trovato a scoprire una vettura del tutto nuova, motore turbo, Sì. ciclistiche diverse, Sì, completamente diverse, per cui anche assolutamente, l'apprendistato con la vettura esatto, è stato graduale. assolutamente un altro pianeta. Infatti siamo andati, abbiamo fatto il Mille Miglia, abbiamo fatto una bellissima gara anche perché era l'esordio e stavamo cercando di capire un po', mi ha aiutato Daniele in tante cose, però comunque non è stato facile, ma è venuto un bel risultato. Galvanizzati, poi siamo andati in Salento, gara eccezionale, bellissima, dove siamo tornati con io almeno con il morale Le sotto i ossa piedi e le ossa rotte. rotte, perché è una gara bellissima, ma il primo anno è veramente una gara difficilissima. Proprio, proprio, proprio difficile. Strade, conformazione delle strade completamente diversa dall'abitudine mia, i riferimenti e la visuale che tu hai in macchina non c'entra niente per tutto quello che hai vissuto fino al giorno prima, quindi è una cosa difficile. Però comunque ci ha insegnato tantissimo. Abbiamo fatto una gara con un sacco di difficoltà, con un po' di urli e abbiamo fatto tantissimi esperimenti. Infatti poi siamo andati a Marca Trevigiana. E lì, tranne due problemini, uno causato da me, uno causato dalla sfortuna, ci siamo comunque fermati, però avevamo un passo che ci ha reso veramente contenti e soddisfatti, nel senso che non avremmo pensato di essere a quel punto, cioè giocarti con comunque gente che ha vinto tante gare, gente che ha fatto tanti campionati, un secondo, due secondi, una prova da 10, 15, 20 km, vuol dire Quindi che vuol dire ormai che il ci passo sei. c'era E, e esattamente, ci siamo l'apprendistato alla fermati, esatto, vettura era stato fatto in maniera però siamo positiva. tornati a casa, contrariamente da Salento, dove eravamo comunque arrivati, non so, quarti, decimi, dodicesimi assoluti, non lo so. Siamo tornati a casa senza neanche un punto, senza nessun risultato, ma col morale
parecchio alto, carico, perché comunque avevamo visto che il lavoro e l'impegno che ci avevamo messo stava pagando. E poi siamo venuti a casa tua, a Como. Sull'altro ramo del lago. Sull'altro ramo. Dove secondo me anche lì stava andando bene, io ho fatto un paio di errori. La cosa che abbiamo notato e che mi ha sottolineato lui, per cui non ero contento, invece lui, Daniele, mi dice sempre no, analizza bene le cose, iniziano ad arrivare qualche errorino stupido, magari anche di distrazione, semplicemente perché il passo di oggi non è quello che abbiamo usato l'anno scorso, perché le cose adesso, cioè, abbiamo molto meno margine, cambiare molto marcia. Infatti abbiamo cambiato marcia alla partenza della prima prova e siamo partiti almeno un secondo prima, una cosa così. Tanto perché parti prima, okay, no, non okay. Puoi. Okay. Esatto, poi un altro problema, poi siamo andati bene, abbiamo fatto 4 prove bene in recupero, e del resto poi anche questa cosa di ci siamo comunque sempre confrontati con gente fortissima, cioè, a Como c'era Cruniola. Vabbè, guardi, prendi riferimento, sai che lui va più forte, però cioè, è anche Cruniola, non è arrivato ieri, quindi va bene così. Poi ho fatto un errore io, in una manovra un po' troppo veloce, ho creato un problemino al cambio e lì di comune accordo con Daniele, con il team, con lo sponsor che ci aspettava a Como l'arrivo, invece abbiamo anche perché è successo dopo l'ultima prova, giusto? No, è successo tra l'altro al primo tornante della prova di Alpe Grande, mm-hmm. Quindi abbiamo fatto tutta l'Alpe Grande, sì. Poi abbiamo fatto tutta la Val Cavarnia a 30 passa chilometri. Punto. E poi ci hanno detto hai già vinto 5, 6 o 7 volte al Supernalotto nelle ultime 2 ore della tua vita. Facciamo che parcheggiamo. Avevi già 2 mazzi di carte con tutti i jolly bruciati, tutti, e quindi hai preferito. E siccome era ancora tutto intatto, ho detto, beh, allora se vogliamo sfidarla fino alla fine, no, fermiamoci, parcheggiamo. E va bene così, perché è andata bene così. Non abbiamo portato punti, non abbiamo fatto risultato. Acquisito ulteriore esperienza. Nella posizione in cui eravamo, sapevamo che avremmo chiuso secondo in campionato anche quest'anno con 2 gare in meno, e quindi comunque la soddisfazione c'era. È stato sicuramente un anno positivo, nel senso che a discapito di quello che ha detto lui, che non è andato come doveva andare, insomma, secondo in campionato, considerate 2 gare in meno, è più che ragguardevole la cosa. Assolutamente sì, poi dovremmo fare una lista di ringraziamenti infiniti, a partire da Noleggiami, a partire dal team, dall'RF, da Pirelli, da tantissime persone. Adesso... Siamo pronti per l'anno prossimo. L'anno prossimo dobbiamo proprio rifarci di tutto giustamente. Senti, voglio sentire la voce del tuo navigatore, Daniele Michi. Che tipo è Ettore alla guida? Ti devo dire che comunque, rispetto a quando l'ho conosciuto io, quindi si parla un po' di qualche anni fa, perché sì, ci siamo conosciuti durante una collaborazione con Citroen, con Simone Campedelli, quindi insomma è stata una bella esperienza anche lì, e da lì è nata questa grande amicizia. E Ettore negli anni è cambiato molto in senso positivo, nel senso che oggi è diventato un professionista, sa quello che sta facendo, sa quali sono le regole del gioco, sa che si può andare forte anche provando poco, e sa quanto sono importanti le note, perché ha imparato ad ascoltare il navigatore, e credo che negli ultimi 2 anni i risultati si sono visti assolutamente. E quindi questa crescita improvvisa di Ettore è dovuta a questo percorso formativo che comunque... Scusami, improvvisa ma non casuale. Non casuale, perché alla fine ci vuole tanto impegno, tanto allenamento, tanta passione, tanto tempo. Beh, avete lavorato assieme in simbiosi per trovare il giusto approccio a tutte le gare, anche su gare nuove, giustamente. Assolutamente, abbiamo lavorato tantissimo sui video, e questo credo che l'ha aiutato tantissimo. È chiaro che oggi, nel 2016, andiamo ad avere dei riferimenti diversi da quelli che erano 2 anni fa, 3 anni fa. Quindi è chiaro che lui tende un pochino a trarre un bilancio negativo dell'annata, però secondo me non è corretto, perché
Innanzitutto, come si diceva prima, si sta parlando di una macchina molto più professionale, le velocità sono diverse, l'errore ci sta, e quando capita l'errore sicuramente non perdona come in altre occasioni è successo. Quindi. Senti, abbiamo circa un minuto e mezzo, 90 secondi a disposizione per l'amico Daniele Zanardo. Allora, Daniele, ti trovi a gestire una coppia di piloti che tutto sommato sono lì ai vertici. Che soddisfazione danno? Ah, sinceramente, noi siamo molto molto contenti dei risultati ottenuti quest'anno. E quindi, voglio dire, a maggior ragione vediamo di pianificare quello che sarà l'anno nuovo sostanzialmente. E il fatto di vedere, di aver visto anche che a Como si sono ritirati, sinceramente l'ho trovato anche un segno di grande professionalità, nel senso che non ho voluto rischiare quello che è il mezzo, ma contento del risultato, e per quanto mi riguarda lo trovo un segno di maturità sostanzialmente, quindi Più che positiva la cosa, assolutamente, al di là sì, di tutto. Direi ecco. Assolutamente sì. Marco, anche tu c'eri al Como, sì. Li hai visti questi signori? Ma ci incrociavamo ai parchi assistenza e ai riordini, perché vabbè, loro correvamo in due classi differenti, certo. Però sapevo che Ettore è un mastino, quindi ha dato sicuramente il massimo per fare di meglio di quello che potesse fare. E purtroppo non hanno potuto raccogliere il risultato ottenuto, che adesso non ricordo male, ma eravate abbastanza avanti nella classifica sia di classe che assoluta. Sì, alla fine c'era la penalità, c'era, però tolta la penalità eravamo attaccati, eravamo dietro di te. Aspettavamo che bucasse. Beh, infatti quando ti hanno detto hai bucato saltavi in macchina. Adesso con questa risata terminiamo la prima parte, perché poi ricominceremo senza ridere con cose sui serie nella seconda parte. Intanto diamo la parola alla regia, grazie. Bene, allora siamo rientrati per la seconda parte di questo appuntamento con Driver TV. Questa sera, come avete già visto nella prima parte, abbiamo ospiti Ettore Caterina e il suo navigatore Daniele Michi, e poi lo sponsor e noleggiami Daniele Zanardo. Allora Daniele, voglio ricominciare da te dopo, sì, le risate che avevamo fatto prima. Ci fai conoscere che cos'è e noleggiami, perché giustamente come si lega con il mondo del motorsport, come si lega con il mondo del rally? Allora, e noleggiami è sostanzialmente una società che si occupa di noleggio a lungo termine e a brevissimo anche a breve termine. Siamo presenti sul territorio nazionale con unità operative che si trovano a Padova, a Muggio, a Roma, Napoli, più altre sedi. Siamo in via d'apertura del Friuli Venezia Giulia, voglio dire al Piemonte. E partiamo da una base, ovvero offriamo servizi alle aziende, quindi gestiamo flotte aziendali che possono essere le semplici autovetture, per arrivare a vetture più complesse, anziché, certo, quelli che sono i furgoni, e serviamo anche i clienti non aziende, quindi privati. Come si lega al mercato del rally? Sostanzialmente, diciamo così, noi crediamo tantissimo nel noleggio, crediamo nel mondo dei motori, per questa ragione abbiamo deciso appunto di sponsorizzare quella che noi riteniamo essere la miglior squadra. Sostanzialmente. Di conseguenza abbiamo deciso di legare il nostro marchio, poiché ci riteniamo vincenti, ad una squadra vincente. E questo è sostanzialmente il motivo per cui si è deciso di creare questa collaborazione. E vi ringraziamo per averla accettata, ovviamente. La flotta di quanti veicoli è composta, visto che siete poi, allora, partiti da poco? Noi siamo partiti 2 anni e qualche mese fa, e quest'anno contiamo di chiudere verso le 600 unità vendute. Quindi considerate che non stiamo parlando di rinnovi contrattuali, ma sono tutte nuove acquisizioni. Con una proiezione sul 2017 che il primo step ci siamo dati sulle 800 unità vendute, il secondo step è quello il secondo obiettivo è quello di superare le 900 unità vendute. Beh, numeri che parlano da soli, immagino.
è un bel investimento, è uno sforzo e abbiamo una forza commerciale preparata e investiamo tantissimo. E quindi siamo contenti. Marco, tu non leggi mai una vettura? Sì, quella della corsa sempre, che purtroppo loro di noleggio non hanno, perché giustamente loro, parlando di flotte, noleggiano solo vetture, certo, a uso stradale. Le vetture da competizione sono tendenzialmente anche quello, vetture, sì, che vengono noleggiate da vari team, vari preparatori, però quindi un noleggio lo faccio anch'io. Bene, voi noleggiate, ragazzi? Io... Per stare vicino allo sponsor, ovviamente. Scusatemi, non è uno scherzo. Io ho la macchina a noleggio a lungo termine, assolutamente sì, ci mancherebbe. Michi, Daniela sta cambiando, né? Non cambia la casualmente. Per Natale. Bisogna cercare una pronta consegna, allora. Sì, esatto. No, rientriamo adesso ovviamente negli schemi della trasmissione, che parlano ovviamente del mondo delle competizioni. Prossimo anno, 2017, ormai si affaccia, manco a poco più di un mese alla chiusura dell'anno solare 2016. Quali sono ovviamente le vostre aspirazioni e soprattutto cosa bolle in pentola? Ettore. A me? Oh. Sì, pensavo chiedessi a Daniela. No, dopo anche c'è, lui, anche per lui, c'è anche per lui la stessa domanda. Bolle in pentola, noi da... Io e Daniele penso dalla domenica mattina, finito il rally di Como, abbiamo chiacchierato un'oretta e mezza e abbiamo iniziato telefonate, stiamo provando in tutti i modi e con tutto quello che possiamo fare e con l'impegno in qualsiasi cosa, a pianificare l'anno prossimo, a fare la stagione completa nel campionato WRC, perché il primo anno abbiamo fatto solo 3 gare con la Peugeot Super 2000 e comunque abbiamo raccolto più di quello che abbiamo fatto, siamo arrivati secondi in campionato, certo, italiano WRC, forse non so chi, meritandolo più o meno, ma abbiamo fatto 3 gare e ce l'abbiamo fatta. Quest'anno forse lo meritavamo molto di più, secondo posto rispetto a quest'anno, abbiamo fatto, non so, secondo me non ci siamo, no, siamo un po' indietro. E l'anno prossimo ci dobbiamo provare, nel senso che dobbiamo riuscire, stiamo cercando di pianificare tutta la stagione completa, muovendoci due mesi prima rispetto al solito, nel senso che abbiamo iniziato a muoverci veramente a metà ottobre, quando ci si muove di solitamente a febbraio, stiamo provando a pianificare il tutto e speriamo. Io faccio solo una piccola parentesi, noi abbiamo la fortuna di avere adesso un bello sponsor che ci aiuta e soprattutto che crede in noi. E stiamo facendo tanto anche nei confronti di questo sponsor, di questa collaborazione che è nata. Nel senso, comunque sia, è giusto che una società che ti aiuta e crede in te abbia un certo tipo di riscontro, che non è solo unicamente, probabilmente parlava di quello prima, non è solamente il risultato in sé, ci impegniamo tantissimo, Daniele soprattutto, che è bravissimo. Quale Daniele? Ce ne sono due. Daniele questo vicino, Daniele. Promuoviamo molte cose sui social, perché al giorno d'oggi comunque sono importantissimo, sì, sicuramente, sistematicamente comunicati, fotografie, immagini, scherzi, parole, chiacchiere, Twitter, l'importante Facebook. È che si parli, cioè, stiamo cercando di fare una cosa fatta al meglio possibile. Abbiamo fatto una serata con la presentazione, faremo una serata con la chiusura, una festa dove porteremo i migliori, come si dice, i migliori venditori o quant'altro di noleggiami a fare un'esperienza sulla macchina. Cioè, stiamo comunque cercando di fare una cosa. Vi state muovendo nel senso giusto. L'impegno non è solo cerco qualcuno che mi dia una mano e poi mi impegno a correre bene. Certo. Chi ti dà una mano al giorno d'oggi è giusto che pretenda un certo tipo di trattamento. Il trattamento è fare in modo che il loro investimento sia ripagato il più possibile, e non è sempre solo il risultato, ci vuole anche parecchio, quindi sì, l'impegno grosso è anche questo. Marco, quel giorno che mi fa male la gola hai già trovato il mio sostituto. Io si è fatto. Non devo parlare più. No, ma sto scherzando, ci mancherebbe altro. Daniele, l'ultimo blocco mannato. Anche quando è alla guida è così loquace. Allora sì, dovresti esserlo tu, nei suoi confronti. Spesso in prova lui inizia a parlare e gli dico: stai concentrato, ascoltami, va. Taci e guida. No, a parte gli scherzi, però
anche questo è importante nei confronti di chi ti aiuta, certo, essere commerciali e quindi comunque al di là del patto economico e dei vari contratti, al di là del risultato, ma quello che cercano loro comunque alla fine è un ritorno d'immagine, sicuramente è l'impatto visivo, è una bella macchina con una bella livrea che comunque Ettore ormai ci ha abituati a vedere, no? Perché tutto l'anno è stata questa, è stata una delle, credo, delle R5 più belle, sì, da un punto di vista di grafica, e quindi anche questo è molto importante. Infatti stiamo lavorando molto sui social e per il prossimo anno sono sicuro che ci saranno tante novità, sì. Altro Daniele Zanardo, siete contenti del marketing che fanno questi ragazzi nei vostri confronti, come appunto diceva Daniele Michi, che cercano di spingere un po' in tutte le direzioni il loro logo e che ovviamente rispecchia il vostro? Assolutamente sì, sinceramente sono molto contenti e ti ringrazio per l'ottimo lavoro, vuol dire che avete fatto, vi ringrazio per l'ottimo lavoro che avete fatto fino, sì, ad oggi. Perché non è una cosa facile. La mediaticità e la capacità di promuovere in maniera, diciamo, fine, sì, un marchio rispetto a un altro e essere molto disponibile anche, a, sì, certo, spiegare, certo, dare delle informazioni a uno che chiede, sicuramente possono portare visibilità all'azienda per la quale uno viene sponsorizzato e quindi, beh, sicuramente fa piacere. Ragazzi, ne avete comunque uno di fronte che non se la cava per niente male, anzi per la trasmissione innanzitutto, ma poi soprattutto anche sui social ci si muove bene. Ecco, quanto è importante arrivare nelle case della gente e promuovere un marchio, un logo? Lo chiedo chiaramente a Daniele Zanardo. Allora, io lo trovo fondamentale, mm-hmm, nel senso che bisogna riuscire ad entrare nelle aziende anziché nelle case con un logo in punta dei piedi senza essere, mi è piaciuto, ho portato molto il termine detto prima, in modo fine sostanzialmente, perché nel momento in cui ti riesci ad entrare in modo fine ti sai fare apprezzare, sai farti accettare e di conseguenza riesci a ottenere anche un risultato diverso rispetto a chi si impone. Noi, certo, non amiamo imporci, certo, amiamo proporci. Quindi completamente diverso. Esattamente. Ma poi consideriamo che Daniele Michi in questo mondo qua della mediaticità è molto esperto, perché giustamente l'anno scorso tu, avendo lavorato nel campionato italiano con un team ufficiale Peugeot, sei stato, diciamo, instradato e abituato a essere molto mediatico, giusto? Sì, pensa che una delle prime cose che mi hanno fatto fare è stato l'account Twitter, quindi che è stato registrato lo stesso giorno che abbiamo firmato il contratto, quindi c'è proprio una massima organizzazione proprio finalizzata allo scopo di promuovere il più possibile la propria immagine. Quindi assolutamente sì. Quindi questo entra un po' in sintonia anche con le case automobilistiche che vogliono questa promozione mediatica da parte anche vostra. Cioè voi non avete adesso solamente il compito di gareggiare, di essere veloci in prova speciale, ma avete anche questo compito di divulgare la vostra immagine, il vostro prodotto e ovviamente anche le sponsorizzazioni. Sì, assolutamente. Bene o male diventi comunque l'uomo immagine dell'azienda partner, della casa costruttrice che rappresenti in quel momento e anche della casa di pneumatici, certo, che utilizzi, certo, in quel momento, quindi alla fine sei un uomo immagine a tutti gli effetti. Ecco, resto ancora su di te, perché come vedi la differenza in questo mondo del WRC e quello in cui avete gareggiato quest'anno, anzi scusa, lo scorso anno nel campionato italiano? Le immagini? Ma ti dico, sono da un punto di vista professionale sono molto simili. È ovvio che tutto dipende da come affronti la preparazione della gara e penso che comunque sia una cosa un po' personale, che ogni pilota ha la sua preparazione, quindi ognuno avrà il suo metodo per vincere, per provare a vincere. Che comunque Ettore sa benissimo, visto che l'anno scorso anche lui ha collaborato con noi, quindi sono sicuro che gran parte del lavoro che abbiamo fatto quest'anno deriva anche da una buona preparazione del 2015. Quindi
Sicuramente sì, ne ha tratto vantaggio anche Ettore, ne ho tratto vantaggio io perché comunque, come dico sempre, c'è sempre da imparare. Sicuramente. Quindi, sì. Benissimo, visto che dobbiamo imparare anche noi qualcosa, diamo spazio alla regia che avrà sicuramente qualcosa da far imparare ai nostri ascoltatori. Bene, allora siamo arrivati all'ultima parte, gli ultimi minuti, l'ultimo blocco da dedicare ai nostri ospiti. Questa sera come ospiti abbiamo Ettore Caterina, che pilota VRC con i suoi navigatori, Daniele Michi, e Daniele Zanardo, sponsor di E Noleggiami. Marco, mentre andavano le pubblicità noi abbiamo intavolato un discorso che è legato a un, possiamo definire accessorio, che non è un accessorio, la gomma, che è una cosa determinante. Accessorio è la, ecco, è un termine molto improprio, importante, ecco. Perché vabbè, purtroppo le gomme nei rally è l'unico punto di contatto dalla vettura al suolo, quindi danno la performance pura. Danno e fanno la differenza. Esatto. Loro so che quest'anno hanno corso con le gomme Pirelli, giustamente, come mi avete detto nel backstage, e in un campionato che è tendenzialmente della concorrenza, è un campionato Michelin. Come vi siete trovati con questa tipologia di gomme? Avete lavorato assieme ai tecnici Pirelli per trovare delle nuove soluzioni da poi definire delle gomme anche per gli altri equipaggi? Daniele. Senz'altro abbiamo fatto dei test ad inizio anno perché comunque era importante capire con quale gomma affrontare il campionato. Il campionato CIRWRC è sponsorizzato da Michelin, quindi gran parte dei piloti corrono con Michelin. Noi abbiamo puntato su Pirelli soprattutto grazie al team RF, perché comunque c'è una forte collaborazione tra Agostino Roda e Pirelli, che comunque ci ha permesso di fare dei test, di provare diverse soluzioni di pneumatico. Secondo me non, oggi non ci sono grandi differenze, ogni marca ha la sua gomma prestazionale, come può essere la Michelin, ha la sua prestazione migliore sul fondo umido piuttosto che la Pirelli su altri tipi di fondo. Credo che comunque ogni pilota, poi comunque anche tu crea il proprio feeling, sì, con la tipologia, la di gomma, la soggettività, esatto, del pneumatico, perché comunque sono guide diverse. Michelin ha una guida molto molto diversa da Pirelli. Ecco, Daniele, voi non siete andati controcorrente, anzi avete sviluppato anche un pneumatico made in Italy in un campionato ovviamente che si svolge in Italia. Sì, possiamo essere soddisfatti perché comunque anche i riferimenti degli anni precedenti erano con Pirelli, certo. Perché Ettore ha prevalentemente corso con Pirelli, quindi bene o male sapevamo quali erano le condizioni più ideali per andare a utilizzare una gomma piuttosto che un'altra. Ci sono stati degli ottimi riscontri, quindi abbiamo comunque fatto la scelta migliore, credo, per quanto riguarda alcune tipologie di gare. In altre situazioni forse poteva essere più competitiva Michelin, ma proprio perché comunque non tutte le gare sono uguali, non per tutte forza le gare hanno lo stesso tipo di fondo, esatto. Ci può essere il fondo più scivoloso o più abrasivo. E poi il meteo, quindi, che fa la differenza, che fa la differenza, e anche la fortuna, diciamo. Sicuramente. Sì, ovviamente. Marco, tu te ne intendi di novità? I pneumatici. Ma sì, vabbè, io a Como ho avuto la fortuna di essere diciamo preso in considerazione da Dimac Italia per usare le loro coperture, che devo dire che mi sono trovato molto bene. Ho avuto purtroppo la sfortuna, perché vabbè, non è da imputare sicuramente, certo, alla gomma, alla foratura. Dipende ovviamente da quelli che ti servivano, loro, che hanno fatto la macumba per farmi forare, però tutto sommato siamo più che soddisfatti del nostro lavoro che abbiamo fatto con Dimac. Ecco, so che questo weekend hai gareggiato. Sì, questo weekend abbiamo corso al primo Vedovati. Circuito rally Vedovati, che si disputava nel circuito di Monza, dove abbiamo fatto un sesto posto assoluto, che
tutto, la guardia ho fatto. Niente male, visto no, anche i nomi del parterre che c'erano. Ti sei difeso con le unghie? Sì, 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 beh, certo, ha vinto Felice Re davanti a un Rossetti. Ecco, però non entriamo nel discorso okay, perché no, poi lo dobbiamo fare dopo. Okay. Ragazzi, voi Monza avete un feeling con la pista o no? Sì. Sì, dai, chi mi risponde? Sì, sì, sì. Oh, feeling con la pista sì. Dai, Ettore, forza. Quest'anno abbiamo fatto delle prestazioni incredibili in pista, nel prove spettacolo. No, a parte gli scherzi. Piace tantissimo, quest'anno non parteciperemo a Rally di Monza perché è un rally evento, perché sì, deve essere una cosa di promozione. Noi però ci siamo già impegnati tanto quest'anno e quindi... E poi hai risaputo che comunque il Rally di Monza purtroppo ha dei costi di esercizio abbastanza elevati, che se uno già investe in un campionato e quindi mette un budget consistente per fare un campionato al top come avete fatto voi, devi avere un ulteriore budget uguale per raggiungerci anche quello, esattamente. Però belle, sono comunque esperienze, l'ho fatto una volta. Sono spettacoli, via. Sì, è comunque una bella esperienza, divertente, poi si sta tre giorni tutti insieme e hai possibilità, per tornare al discorso che facevamo prima, di poter interfacciare con gli sponsor, con i clienti, perché è giusto che sia nato per quel motivo e penso sia ancora così oggi. Assolutamente, certo, sì. Assolutamente. Daniele, tu sei un realista? Purtroppo no. No? Ti affascina però la disciplina? Ma assolutamente sì. Considera che, vuol dire, da... quando ero bambino io avevo un mito, ovviamente, no? Che era Munari ai tempi. Poi, tra le altre cose, era anche il cugino di un amico di famiglia, quindi da piccolo ho avuto modo di... E quindi effettivamente poi mi sono innamorato di quello che era appunto il mondo del rally, altrimenti oggi non saremmo nemmeno qui. Giustamente. per fortuna che hai avuto questo gene grazie sportivo. Grazie all'amico di famiglia. Santo amico. Meno male che sono gli amici di famiglia, vuoi dire. Ecco. Senti, però io entro in un altro discorso, magari Marco mi guarderà male. Tu sei più appassionato di due che di quattro ruote, da quanto ho capito. Sì, ho un certo debole per le due ruote. Se devo essere onesto, mi è nato scaturito grazie sempre a questioni di famiglia, sostanzialmente, dove ho uno zio che faceva i campionati mondiali di Speedway e poi da allora siamo partiti con un po' di collezionismo. Ecco allora dove si aggancia con il mondo dei rally, il traverso, perché lo Speedway va di traverso e i rallisti vanno spesso di traverso. Esattamente, esattamente. E so che hai nella collezione, una collezione di famiglia, visto tanto che restiamo in questo argomento, una moto un po' particolare che mi parlavi prima. Dai, sì, veloce, poi dopo torniamo a parlare di quattro ruote. Una Guzzi del 49, Nerone Sport, che è appartenuta ad Ulisse Guzzi, in sostanza. Basta. E quindi... detto tutto, il figlio di Carlo Guzzi che è anche il fondatore. Marco, rientriamo nei canoni delle quattro driver, ruote di driver, soprattutto delle quattro ruote. Allora, io ho chiesto a Ettore il programma del 2017, però voglio sapere anche un po' il tuo di programma. Il mio del programma? 2017, sì. Saremo ancora qua con Driver TV, certo, sicuramente, e andremo avanti per tutto il 2017. Quindi parlavo proprio stasera con Paolo, esatto, abbiamo già definito, ci siamo stretti la mano e abbiamo fatto il contratto, così si vuol dire. Benissimo, allora adesso scherzi a parte, torniamo ancora a noi. Allora ragazzi, il mondo del rally, secondo voi ha ancora possibilità di essere divulgato, di svilupparsi, di farsi conoscere o è rimasto nella sua nicchia? Daniele, dai, forza, tu che vieni dalla Toscana, una regione dove di rally si parla e si mastica. Assolutamente sì, perché comunque se guardiamo all'estero molti campionati vengono trasmessi in diretta addirittura, quindi a partire al di là del WRC, quindi del campionato del mondo, molti campionati nazionali sono visibili direttamente dal divano di casa in diretta, quindi questo credo sia lo step successivo che dobbiamo fare per e dobbiamo cercare. Comunque cercare, assolutamente sì, proprio per tornare al discorso di prima dell'immagine, del logo, della grafica. Sì, poi purtroppo sappiamo che i rally hanno poca televisibilità, perché col fatto delle prove speciali diventa difficile posizionare delle telecamere diventa difficile. Però se ci fosse la possibilità che più programmi e più emittenti facessero vedere gare di tutti i livelli, perché sia da campionati maggiori ma anche le gare minori, sicuramente a livello mediatico porterebbe un beneficio a tutti, piloti e sponsor naturalmente. Sicuramente, e lo sport soprattutto.
Marco, io so che tu hai in mano delle classifiche. Esatto, allora, dai, diciamo le gare di questo fine settimana per dare un po' di cronaca delle varie gare. C'è stata l'ultima gara del campionato del mondo Rally, WRC, la 13ª tappa, dove ha visto la vittoria di Mikkelsen, al secondo posto Ogier e al terzo Neuville. Insomma. Abbiamo avuto Bertelli, l'unico italiano, che è arrivato decimo assoluto, quindi complimenti. Un buon risultato. Assolutamente sì. Passiamo sulla terra, zona Marche, Macerata, provincia di Macerata, quindi un complimento agli organizzatori che sono riusciti a riportare la gara, malgrado il terremoto, e quindi hanno portato sicuramente un valore aggiunto ai posti colpiti dalla tragedia del sisma. E quindi dobbiamo dire veramente grazie agli organizzatori, ma soprattutto ai piloti che sono andati a correre. Esatto. Perché in questi momenti non so chi avrebbe rialzato la testa così velocemente. Ma poi andando a correre lì sicuramente hanno fatto lavorare le attività della zona, portando e migliorando l'economia. Un beneficio sicuramente c'è stato. Vittoria della casa con una Citroen, secondo Dalmazzini e terzo Marchioro. Uh-huh. Passiamo in Sardegna, Rally dell'Ogliastra, dove è stata la vittoria di Diomedi, secondo De Pau e il terzo Muselli. Provincia di Pisa, dalle tue parti, Rally Pomarance, primo Runfola, secondo Rovatti e terzo Tucci. E poi infine, quello che dicevamo appunto prima, il primo Rally Circuit, Vedovati, l'autodromo di Monza, dove ha vinto la vittoria Re, secondo Rossetti e terzo Puricelli. Insomma, tre nomi di spicco. Esatto. Dobbiamo ricordare ancora che è ancora attivo il concorso, se cerchi uno sponsor scrivilo alla Driver, per il Rally Città di Mille, Selvino. Quindi scrivete, hanno già scritto in tanti, speriamo che scrivano in tanti, ma sono sicuro che ora della data dell'esposizione dell'elenco partenti sicuramente ci saranno un sacco di mail e dovremo faticare per decidere il vincitore e gli daremo il 40% della quota di iscrizione. Beh, insomma, è una bella iniziativa promossa e proposta da Driver. Assieme agli organizzatori di questi eventi. No, voi siete fuori categoria. Sentite, io ho ancora 30 secondi giusti. Il sogno nel cassetto, risposta flash. Vincere l'anno prossimo tutto. Daniele. Concordo e confermo quello di Ettore, quindi vincere. Allora, per l'altro anno. Daniele rispondo io, raddoppiare la flotta. Sa da fare? Ma contenterai di mille, come sogno nel cassetto. Attenzione. Rispondere che vincano loro. Anche. Attenzione. Aspetta, unitamente la vostra vittoria. Oh. Attenzione a non dire mille, non più mille. Si va oltre il mille. Bene, allora, avevamo chiuso una parte della serata con il sorriso sulle labbra, lo facciamo anche concludendo questa puntata di Driver. Ringrazio ovviamente i nostri ospiti, Ettore Caterina, Daniele Michi e Daniele Zanardo. Grazie Marco Pacaniela per averci portato questi simpaticissimi ospiti. Grazie. E l'appuntamento grazie è per la prossima puntata di Driver. Grazie a tutti, ciao! Ciao, buonasera.